Ed eccoci qui ad un'altra incredibile, imperdibile puntata targata 1 su 1000, l'emozione di poter sempre di più raccontare, dare valore al mondo dell'arte, quello che rappresenta, come viene personalizzata, le emozioni che riesce ad acquisire e a trasferire. Ed è di questo, che discuteremo grazie alla, protagonista di questa puntata, l'artista Roberta Grillotti, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buon pomeriggio, Roberta. Buon pomeriggio, buonasera, grazie a lei. Intanto grazie perché le sue parole ci aiuteranno a capire e perché no anche ad avvicinarci al mondo dell'arte che per troppo tempo abbiamo vissuto quasi come un mondo esterno, no? L'arte sembrerebbe essere per pochi quando in realtà vogliamo divulgare il messaggio contrario perché Bledsoe in questo è veramente onorata di poter dare il valore che questo mondo merita. Intanto la prima domanda che le faccio, signora Roberta, è come nasce questa sua passione per il mondo dell'arte? Allora, diciamo, un po' difficile spiegare come è nato, nel senso che sin da piccola ho sempre desiderato, comunque mi sono sempre occupata di disegnare qualsiasi cosa mi venisse in mente al momento, quindi ero molto piccola, ecco, e ho coltivato con il tempo questa cosa, che è poi, diciamo, sfociata negli studi appropriati. Ho frequentato il liceo artistico, che mi ha dato chiaramente una formazione più approfondita per quanto riguarda, diciamo, la tecnica. Poi, nel corso degli anni, l'esigenza è stata quella appunto di poter entrare proprio nel vivo del discorso dell'arte, quindi partecipando a mostre, facendo delle mostre personali, collettive, cercando appunto di confrontarmi anche con altri artisti, con altre correnti, con altri modi di fare arte. Bene, bene, grazie perché ecco, abbiamo già verificato che da piccolissima l'aveva già Sì. percepito che la sua strada fosse indirizzata verso il mondo dell'arte. Ecco, se dovessimo dare una definizione dell'arte o quello che rappresenta, qual è secondo lei il messaggio che in qualche maniera può rappresentare e vuole divulgare l'arte? Allora, io sono rimasta molto colpita una volta dalle parole di un artista di cui adesso non ricordo il nome, Sì. sinceramente, che ha detto queste precise parole, che lo scopo dell'arte è quello di esaltare l'essere umano. E io sono perfettamente d'accordo su questo, anche se devo dire che ultimamente il messaggio che arriva, i vari messaggi che arrivano dal mondo dell'arte non sono propriamente questi, però questa chiaramente è una mia visione, perché chiaramente penso che l'artista nel suo lavoro, nella sua ricerca, ognuno ha, diciamo, la propria esigenza, no? Di dimostrare, di divulgare, di ricercare, perché poi alla fine diventa anche una continua ricerca. Non so, non saprei come, diciamo, spiegare meglio questa cosa, però è qualcosa che nasce da dentro, quindi è un'esigenza che nasce da dentro. Bene, anche perché ecco, questa definizione molto bella che sottolineo e la ringrazio per averla ricordata, no? Esaltare proprio l'essere umano, perché ha veramente questa grande capacità l'arte. Ecco, nel suo caso specifico, Roberta, com'è che si esprime quest'arte? Attraverso quale tipologia? Parliamo di pittura, di qualche tipologia di arte in particolare? Come esprime lei, tutto quello che ha dentro? Allora, io dipingo e mi esprimo maggiormente con la tecnica dell'acquerello o con Sì. una tecnica mista che può essere matita, può essere grafica. Comunque, diciamo che ho sempre, quasi sempre, ho fatto anche diciamo delle cose su tela, Sì. maggiormente su commissione, però quello che amo è proprio la carta. Non so per quale motivo, però ecco, mi trovo bene con questo tipo di tecnica, è quella Bene. che mi sento più vicino a me. Ecco, e in questo caso, dov'è che trova ispirazione? C'è un momento particolare, una situazione particolare? Come nasce un suo dipinto? Diciamo che è cambiato nel corso degli anni, perché all'inizio mi sono molto avvicinata partendo da
da alcuni artisti che mi affascinavano molto e soprattutto la corrente del surrealismo mi trasmetteva molte sensazioni, quindi ho intrapreso questa strada affiancandomi al surrealismo e nel corso degli anni è cambiata questa esigenza, questa ricerca è cambiata e spesso rappresentavo addirittura dei sogni che facevo. Sì. Poi c'è stato nel corso del tempo c'è stata anche una battuta d'arresto, ho avuto un po' di problemi che mi hanno allontanato da questo mondo e sto riprendendo adesso con altri modi di espressione, perché la mia era una pittura abbastanza figurativa. Adesso sento più l'esigenza di trasmettere le mie emozioni attraverso il colore, attraverso i segni. Perché in questo caso, ecco, immagino ogni colore rappresenta un'emozione particolare. Ci sono dei colori, per esempio, che lei utilizza maggiormente o variano a seconda di quello che desidera un po' esprimere? No, diciamo, i colori più o meno sono rimasti invariati perché quello che maggiormente sento che mi rappresenta è tutta la scala del blu, quindi il blu, l'azzurro, il celeste, le varie gradazioni, il verde, il terra di Siena, il marrone, a secondo poi dei soggetti, chiaramente cambiano un po' i colori, però i colori principali sono questi qua. Affiancati spesso anche dall'oro. Ah, ottimo, bene, bene, bene. Quindi ecco, già cerchiamo di immaginare, no, questa tela bellissima immersa da questi colori. Ecco, c'è un'opera in modo particolare a cui lei è affezionata in modo particolare rispetto alle altre, che la identifica maggiormente? Sì, un'opera in quattro pannelli che non ho con me chiaramente perché quest'opera fu fatta in occasione della morte di Freddie Mercury e ho rappresentato i quattro, diciamo, componenti della band, ognuno con le sue caratteristiche e poi questo pannello l'ho inviato direttamente a Londra, quindi non è più in mio possesso. Bene, bene, molto bello anche, no? Il contesto in cui nasce questo desiderio. Ecco, secondo lei, Roberta, cosa sta mancando in questo momento particolare al mondo dell'arte? Di cosa avrebbe bisogno? Dunque, per quello che riesco a vedere e a capire in questo momento, l'arte, almeno qui in Italia, come un po' tutte le espressioni artistiche, non parlo solo di pittura o scultura, ma Certo. parlo anche di letteratura, parlo di cinema, di musica soprattutto, secondo me è la mancanza di sentimento. È come se ci fosse un vuoto, per cui alcune cose, almeno per quello che riesco a vedere, poi soprattutto nel campo della pittura, quello che vedo, è proprio un deterioramento del discorso finale dell'arte. Vero, condivido perché, ecco, vede, ha utilizzato una parola molto bella e significativa, che è quella del sentimento, no? Il sentimento che spesso e volentieri è proprio capacità dell'arte riuscire in qualche maniera ad esaltare, no? Così come prima si parlava dell'essere umano. Perché oggi più che mai abbiamo bisogno di riscoprire e soprattutto di esprimere i nostri sentimenti. Perché immagino, Roberta, che tante volte l'essere umano in genere sia un po' prigioniero, no? Delle sue emozioni, quando l'arte invece ha Esatto. questa grande capacità di esprimere, di espellere quella parte che se rischiamo di tenere dentro per noi, intanto diventeremo quasi egoisti di un'emozione, perché l'arte, e questo va comunque riconosciuto, è dato un grande merito, anche questa grande responsabilità di poter esprimere emozioni che in quel momento trovano empatia in chi.
si rivede in quella stessa opera d'arte. Quindi quante volte magari è capitato anche a lei che grazie a una sua opera la persona davanti abbia perfettamente compreso o magari detto guarda quest'opera sembra realizzata apposta per me, no? Perché magari in quel contesto abbiamo bisogno di riscoprire quel sentimento piuttosto che... Per cui l'invito che facciamo, e la ringrazio per averlo anche così ben ricordato, è di poter veramente ridare spazio ai sentimenti e soprattutto di condividerli, perché ritengo che l'arte più che mai in questo momento deve essere una risorsa di condivisione. Ecco perché siamo felici, grazie anche al programma Uno su Mille, di dare spazio e valore che l'arte merita, perché dobbiamo anche ritornare a riscoprire tutti insieme, senza nessuna differenza, quella che è l'importanza della condivisione, perché un sentimento che mi sta esprimendo Roberta può in qualche maniera tornare a riempirmi, perché se io trovo tante altre persone isolate da sentimenti, io non ho più nessuno che mi possa in qualche maniera dare, no? Un po' quella forza, quella tipologia di adrenalina anche emotiva. Ecco perché ricordiamo, l'arte sicuramente deve avere il diritto di diffondersi in modo direi veramente massivo e virale, ed arrivare a tutti, perché vede Roberta, lì ci terrei particolarmente anche a sentire un po' la sua opinione. Come abbiamo un po' anticipato all'inizio dell'intervista, spesso l'arte viene definita come un mondo tra artisti, no? Come se la cosa agli altri non riguardasse, quando in realtà è esattamente il contrario, perché l'arte deve arrivare proprio praticamente alla massa, massa intesa non necessariamente come chi matura delle competenze artistiche, perché l'arte veramente riguarda tutti. Ecco, secondo lei ci potrebbe essere un modo, una soluzione grazie alla quale l'arte può un po' più avvicinarsi alla collettività? Ma credo che sia un grosso problema, perché più che mai poi in questo periodo che stiamo vivendo, quello che noto è la sempre più chiusura in vari compartimenti, diciamo, no? E quindi sinceramente credo che sia un po' difficile raggiungere la massa, come diceva lei, appunto, per appunto divulgare un messaggio. In quanto per quello che vedo poi, anche soprattutto a livello artistico, sì, ci sono molte situazioni chiuse, per cui se entri in quel giro, entri in quel giro, ma rimani in quel giro, se non riesci a entrare rimani isolato. Il problema principale è questo, quindi il modo non riesco ancora a comprenderlo, sinceramente. Quindi lei dice, Roberta, è come se ci fossero quasi delle barriere all'ingresso, cioè anche chi in qualche maniera volesse avvicinarsi si trova ostacolato anziché avvantaggiato in questo, è corretto? È corretto, sì. Io credo che il problema sia anche che, ed è un paradosso perché il nostro paese, l'Italia, ha dato i natali a grandi artisti. Certo. Siamo un popolo di artisti, di musicisti, di grandi personaggi. E mentre invece l'arte viene considerata come qualcosa a sé, qualcosa che ha meno importanza rispetto ad altre attività, ad altre cose, come può essere la scienza, come può essere, non so, qualsiasi altra cosa, diciamo. L'arte viene messa in un certo senso al bando, non viene data la giusta importanza. Certo. Siamo d'accordo, ecco perché l'invito che facciamo, lo estendiamo, credo che ogni attore, a prescindere dal ruolo che ricopra, sia la possibilità, gli strumenti per poter accelerare appunto questa tipologia anche di ingresso, no? Di rapporto, di contatto tra arte e cittadino, credo che oggi dobbiamo tutti sentirci responsabili, per cui l'invito viene anche esteso, non lo so, alle amministrazioni piuttosto che alle associazioni. Creiamo degli scenari grazie ai quali poter far riscoprire veramente il valore e il messaggio che l'arte desidera lanciare, soprattutto in un periodo attuale dove la parola sentimento diventa veramente quasi una forma di astrazione, no? Sì, sappiamo cosa vuol dire emozionarsi, ma spesso facciamo fatica a riconoscerci nelle nostre emozioni, figuriamoci poi a trasferirle, quindi questo è un grande dono che l'arte ha e che deve essere riconosciuto, così come ovviamente Bellezza è felice grazie alla propria tecnologia di poter anche tutelare
voi artisti, che spesso, ahimè, oltre a una mancanza di sentimento non condiviso, è anche vittima di contraffazione o comunque di poca tutela nei confronti di chi in modo così creativo, in modo così personalizzato espone quest'arte. Per cui siamo felici anche di ricordare a tutti voi artisti questa grande possibilità di poter certificare anche in blockchain le vostre opere. Per cui credo che oggi veramente l'arte vada tutelata in tutte le sue parti. Ecco, se dovesse dare, Roberta, in chiusura, un consiglio, magari anche a tanti ragazzi e non solo, che desiderano affacciarsi al mondo dell'arte, che spesso abbiamo visto sentirsi scoraggiati, no? Come se uno, provo a immaginare la scena, vado a dire ai miei genitori che voglio iscrivermi all'Accademia delle Belle Arti, piuttosto che, o a prescindere dagli studi, che sicuramente, come è successo nel suo caso, vanno a perfezionare, perché l'arte ti appartiene dentro. Sicuramente gli studi ti servono a poter meglio plasmare e acquisire tecniche grazie alle quali poter esprimere, anche se credo che ognuno di noi nasce a modo suo artista, deve soltanto scoprire che si sente quasi un po' escluso, no? Dall'idea di far parte di questo mondo. A chi invece vuole avvicinarsi, lei cosa consiglia? Allora, a prescindere dagli studi, che sicuramente aiutano, perché comunque danno la possibilità di una formazione anche a livello accademico e di perfezionare, diciamo, le proprie abilità. Io consiglio solamente questo, di perseverare. Se un ragazzo o una ragazza ha questo dono, è bene coltivarlo. Per esperienza diretta lo dico, anche perché io ho una figlia che ha iniziato tre anni fa, ha iniziato l'accademia, ha delle doti bellissime, particolari, e nonostante tutto ha lasciato al primo anno, perché il problema è che l'accademia spesso non riconosce, cioè sembra un controsenso, però in realtà è anche lì un ambiente troppo, troppo competitivo, tant'è vero che lei ha cambiato completamente tipologia di studio. Nonostante ciò continua a dipingere. Bene. Quindi io quello che consiglio è perseverare, cioè all'inizio lavorare per se stessi, esprimere le proprie opinioni, le proprie sensazioni, magari anche in un piccolo disegno, poi il resto piano piano viene. Se uno ha questa voglia, questo desiderio, piano piano viene tutto da sé. Assolutamente sì, grazie Roberta per averlo ricordato, perché vogliamo anche ribadire che l'arte spesso e volentieri diventa anche terapeutica, perché per tanti artisti è stato motivo non soltanto di conforto ma anche di condivisione, perché grazie a quell'opera io ho trovato veramente una zona di comfort che la società per diversi motivi non è stato in grado di offrirmi. Per cui veramente consigliamo a tanti giovani, ed è stato bellissimo il messaggio che abbiamo lanciato e la ringrazio nuovamente, di non sentirsi scoraggiati. E dove si pensa che l'arte sia competizione, ricordiamo che invece in realtà il vero concetto dell'arte è condivisione. Per cui ben venga condividere intanto con noi stessi, perché io so che se veramente, senza neanche rendermene conto, mi viene a prendere foglie e penna piuttosto che disegnare, prendere un pennello o qualsiasi altra cosa che possa essere riconducibile all'arte, abbiamo il diritto e il dovere di poterla manifestare. Questo perché il percorso è quello. Poi non dobbiamo avere necessariamente il consenso della società per poterci esprimere. Quindi questo è un altro bel messaggio che immagino l'arte voglia lanciare. Sentitevi liberi di essere artisti dentro, nella sostanza, perché poi la forma può essere variabile, ma se nella sostanza vi sentite di stare meglio anche esprimendo questa vostra grande passione, che poi è anche una dote, come ha ricordato anche lei, esprimetela, perché non per caso il programma si chiama Uno su Mille, perché dove altri 999 un po' rimangono indietro, non hanno quella determinazione a poter esprimere loro stessi, l'Uno su Mille, che spesso l'artista va a racchiudere e a rappresentare alla perfezione, è quello che invece va avanti, per dire no, io voglio esprimere me stesso e sarò soltanto felice se grazie a questa mia espressione qualcun altro può averne tratto beneficio grazie a un'opera d'arte che a volte si sostituisce anche un po' a un essere umano, anche a un familiare. Per cui io grazie
a un'espressione artistica che ha avuto modo di realizzare l'artista Roberta, io posso ritrovarmi e perché no, regalarmi anche quel sorriso, quel sentimento che oggi dentro di me in qualche maniera avevo dimenticato o addirittura riposto. Quindi ecco, definirei l'arte un po' come una portatrice sana, no? Di sentimento che oggi necessariamente deve essere rivalorizzato. Per cui veramente Roberta io la ringrazio perché è stato veramente molto utile e piacevole intervistarla e quindi aver somministrato queste informazioni bellissime. Io ovviamente le auguro e le faccio in bocca al lupo per tutte le sue opere e noi saremo soltanto felici di continuare a dare il valore che l'arte merita e che lei come artista rappresenta. Io la ringrazio lei chiaramente per avermi dato questa opportunità e grazie veramente di cuore. Grazie a lei. Roberta, mi raccomando, le faccio un appello a nome di tutti, non soltanto i nostri ascoltatori, ma chiunque oggi più che mai ha bisogno di questa un po' esigenza emotiva, continui ad emozionarci e a riscoprire sentimenti come lei sta facendo, perché questa è la vera passione che non a caso lei sicuramente ha dentro di sé e che sono sicuro con grande passione, con grande amore, esercita nei confronti anche degli altri. Per cui viva la nostra artista Roberta Grillotti e soprattutto grazie. Viva l'arte in tutte le sue sfaccettature. Grazie ancora Roberta, in bocca al lupo. Grazie a lei, buonasera. Salve.